È stata un'emozione grandissima perché è stato fatto questo conto alla rovescia, quindi il cuore batteva fortissimo. Comunque sono stata contenta perché ho fatto un lungo viaggio dalla Puglia, è stato premiato con il primo premio, quindi più di questo che cosa potevo chiedere. Con la vittoria del racconto Cipressi di Isabella Misurelli, la 32esima edizione del Premio Letterario Nazionale Tricchiana Paese del Libro si è tinta idealmente di rosa. Villa Montalban Letico a Pialdiera ha ospitato la cerimonia conclusiva di una rassegna che ha saputo caratterizzare l'estate di Borgo Valbelluna all'insegna della scrittura e della lettura in un incontro perfetto fra libri e autori. Come amministrazione crediamo nei libri e nella lettura. E il premio letterario Tricchiana Paese del Libro alla 32esima edizione penso sia il giusto modo per testimoniarlo. 261 in totale i racconti provenienti un po' da tutta Italia per l'edizione 2022, 10 finalisti che si sono presentati al pubblico nella serata conclusiva, alla presenza delle autorità e dei numerosi ospiti. Presidente di giuria, il poeta e scrittore Franco Arminio. Quest'anno il tema è stato Dietro il paesaggio, un tema che ben si inserisce con il nostro territorio. Ci richiama Andrea Zanzotto, poeta trevigiano, ma anche Franco Arminio, presidente della giuria di quest'anno. Un tema che ha permesso a tutti gli scrittori di aprire il cuore, aprire la mente e con la fantasia scrivere sia di un paesaggio esteriore che di un paesaggio anche interiore. Un'occasione dunque per residenti e turisti di apprezzare e meglio conoscere le peculiarità del territorio. Vivo a 10 secondi dal mare, quindi per me è un paesaggio totalmente diverso, però è affascinante. Archiviata con successo l'edizione 2022 del Premio Letterario Nazionale Tricchiana Paese del Libro, il Comune di Borgo Valbelluna guarda ad ulteriori ambiziosi obiettivi, candidandosi per il titolo di Città che Legge 2022-2023, promosso dal Ministero della Cultura.